Ladies and gentlemen, Mesdames et Messieurs, Sir Gerti Tommen und Herren, Señoras y Señores, Signore e Signori, sta per iniziare e va ora in onda una nuova puntata della nostra consueta trasmissione in diretta web, online, dei lunedì sera, giunta alla sua seconda stagione, la seconda edizione, il secondo anno assieme, qui su Saiuz Web Network, in Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV, a cura di e con il sottoscritto che vi sta parlando, Gianluca, quando ci sono, il mitico e preziosissimo Luca, e l'inimitabile, grande e grosso Saiuz, in provvisoriamente, i due compari, più uno, M, ovvero il verbo prenderà vita nelle nostre cavità orali, perché quelle cerebrali non ci sono più. E come ogni lunedì sera in onda dalle ore 22 circa, ovvero dalle 10 pm, cioè alle 10 di sera per un'oretta e mezza circa, almeno fino alle 23.30 più o meno, naturalmente sempre e rigorosamente orari italiani dell'asse Berlin-Frankfurt-Roma, Berlino-Francoforte-Roma, CET, Set, Central European Time, sempre in www.saiuzwebnetwork.net, perché Saiuz Web Network è Saiuz Web Radio e Saiuz Web TV. Vi vorremmo inoltre ricordare, come sempre per correttezza, onestà e trasparenza, nonché pure per una maggiore completezza di informazioni, che il brano che ascoltate in sottofondo qui nella sigla iniziale d'apertura della nostra trasmissione in diretta dei due compari si intitola Bluesin, tratto dall'album First Studio Session degli Still Nameless, questo gruppo italiano proveniente dalla Sicilia e più precisamente da Alcamo in provincia di Trapani, e che comunque potrete sempre trovare anche nel solito sito di Giamendo in www.giamendo.com. Ed eccoci qui in diretta radiofonica dal palinsesto di SaiuzWebNetwork.net. Un caloroso buonasera a tutti gli ascoltatori e amici del network di Saiuz in questa settima puntata della seconda stagione di Provvisoriamente i due compari più uno. Come di consueto vi terremo compagnia dalle ore 22, cioè adesso, fino alle 23.30, e in quest'ora e mezza avremo come ospiti il duo Doppia Essenza di Castelfranco Veneto, che tra pochissimo andremo a presentare. Ma prima di partire, come mai sono io a iniziare questa diretta web radiofonica? Perché il nostro caro amico Gianluca, il nostro direttore artistico, si è influenzato, tanto per cambiare, e questa sera non potrà essere presente. Il suo degno sostituto, la Luisa, invece pare che abbia qualche problema tecnico che adesso andrà a risolvere, quindi avremo sicuramente qui con noi tra brevissimo. E quindi, che dire, saremo solo io e il grande Saiuz a mandare avanti le redini della conduzione, ovviamente sempre insieme ai nostri ospiti, Doppia Essenza. Quindi, signori cari amici ascoltatori, la programmazione della settimana la dirò io, tanto per cambiare. Quindi andiamo avanti. I due compari più uno, provvisoriamente i due compari più uno, in diretta tutti i lunedì, adesso dalle ore 22 alle 23.30, il programma di punta di questo network. Il martedì, sempre in diretta web radiofonica, la via del cielo e la via della terra, dalle ore 21.30 fino alle ore 22.30, appuntamento settimanale, anche se di fatti la diretta avviene un martedì sì e un martedì no, quindi domani avremo modo di ascoltare la replica dell'ultima puntata. Siamo arrivati alla puntata numero 2, quindi mi raccomando, siete ancora in tempo per recuperare le puntate perse.
Rock Band History, anzi The Rock Band History, la storia delle, che hanno fatto grande rock di questa rock band. È un programma registrato, quindi non in diretta. Le puntate sono settimanali, ma in onda tutti i giorni, alle ore 12, alle ore 18, alle ore 24, alle ore 6 del mattino. Il nostro amico Gianluca, il direttore artistico, che questa sera non è con noi, è colui che ha creato, ha ideato e presenta questa trasmissione della durata di 12-13 minuti, quindi veramente ascoltabili in maniera molto semplice ed è anche piacevole, dire la verità. Mi sono fatto io stesso una bella cultura sulla storia di queste grandi rock band. Adesso siamo ancora ai The Who e siamo alla 50ª puntata, quindi invito veramente tutti a riascoltare sia quelle vecchie ma anche quelle nuove che pian pianino, settimana dopo settimana, trasmettiamo. Poi mediante le nostre collaborazioni abbiamo Giornale Radio Sociale, è una testata che cura temi inerenti al sociale, sempre un programma registrato, alle ore 12:15, 18:15, mezzanotte 1:15 e 6:15 del mattino. Le puntate sono nuove tutti i giorni, da lunedì al venerdì. Poi abbiamo Pianeta Oggi Report, un programma di attualità registrato in onda sempre tutti i giorni, quindi avrete anche in questo modo la possibilità, da sai su webnetwork.net, di avere approfondimenti relativamente a argomenti assolutamente freschi di attualità, non a caso. Urania, programma di astronomia, perché noi ci dilettiamo anche da questo punto di vista, un programmino settimanale, dico programmino perché di fatti ha una durata molto corta, dai 3 ai 5 minuti, anche in questo caso fruibile in maniera molto semplice, è in onda tutti i giorni, dalle ore 9:30, scusate, alle 9:30, alle 14:30, 21:30 e 3:30 di notte, quindi ogni settimana c'è veramente modo di sbizzarrirsi tenendosi aggiornati su ciò che accade dal punto di vista astronomico. Ovviamente tutti i programmi li potete riascoltare in podcast mediante i player posti sulla destra del vostro schermo oppure su YouTube. Destra del vostro schermo, dove potete trovare anche la chat di sciuzwebnetwork.net. Quindi, cosa importante, se voi questa sera volete contribuire alla trasmissione, volete chiedere qualcosa a noi, a me, a Saiz, alla Luisa, che tappo se vedo che si è aggregata da poco, e ovviamente, cosa più importante, i nostri ospiti, il duo Doppia Essenza, fatelo pure, noi siamo qui, pronti a rispondervi e, che ne so, a farci e a raccontarvi quello che i Doppia Essenza avranno da dire. Colgo sempre l'occasione, come tutte le puntate oramai, di ricordare questa, chiamiamola selezione, tra virgolette, che mandiamo avanti, direttamente alla possibilità di fare radio, fare web radio in questo caso, perché il nostro network mette a disposizione uno spazio veramente a tutti, quindi chi fosse interessato da questo punto di vista in maniera assolutamente gratuita, quindi non chiediamo e non diamo nulla, e può tranquillamente guadagnarsi, ritagliarsi un piccolo spazio tra le nostre fila, nei nostri ranghi, e vedere un pochino come riesce a destreggiarsi dal punto di vista web radiofonico, perché il progetto di Saiz è quello di dare voce. Infine, signori, parlando, riprendo i contatti, poi passo la parola al grande Saiz. Ci potete trovare praticamente dappertutto, su Facebook digitando Saiz Web Network, tutto staccato. Ci potete trovare anche su Twitter con @Saiz e ovviamente in forma privata sulle nostre mail info@saiz.com, che è la mail del capo. Gianluca, @saiz.com, il nostro direttore artistico, colui che oltre a presentare questo programma, il quale oggi io dovrò fare le veci, conduce anche The Rock Band History, quindi una conoscenza assolutamente a 360 gradi per quello che concerne il mondo della musica e non solo. E ovviamente questa sera, tanto per cambiare, si è anche ammalato, ma va bene. Luca, @saiz.com, il sottoscritto, in pratica quello che fa tutto il resto. Scherzo a parte, cura in particolar modo i contatti con l'esterno, perché Gianluca e Saiz si sono chiusi in una stanza al buio e io devo andare fuori a creare contatti. Scherzo a parte. Oltre a contattarci mediante la chat, come dicevamo poc'anzi, posta a destra dello schermo, potete anche chiamarci in diretta web radiofonica dal vostro cellulare, dal vostro telefono di casa, da Skype, come vi pare. Il telefono è 0422 16 26 622. Potete parlare con me, con Saiz, ma cosa ben più importante questa sera, con gli ospiti che sono appunto i Doppia Essenza. Prima di presentarli, poi giuro
sicuro che faremo parlare per tutta la serata. Passerei subito la parola, aspetta che preparo la voce, Saiuz, l'unico, inimitabile, inafferrabile, Saiuz, vai Saiuz! Quasi quasi avrei voglia di non parlare, Luca, quasi quasi. Buonasera a tutti quanti e benvenuti a questa nuova puntata dei Provvisoriamente i due compari più uno. Anche questa sera abbiamo dei graditissimi ospiti, come ha detto Luca, poco fa l'avete sentito. La cosa che Luca, se ti allontani col microfono eccetera eccetera e chiusi, mi fai un favore perché entri dentro col soffio. Allora, chiedo venia. Ecco, grazie, iniziamo bene, vero cari amici? Luca ha detto tutto, diciamo, quasi tutto. Stavo starnutendo sul microfono. Ah, bravo, bravo, hai fatto bene a starnutire. Dopo funziona meglio, capito? Insomma, i componenti elettronici funzionano meglio sempre così. E non cincionate con tastiere, con niente, perché stasera sono nervoso, eh? Sono nervoso e chiamo la mia tata. Bene, allora, volevo dire, Luca non vi ha detto una cosa importante, è che sopra la nostra chat trovate un sondaggio, rispondete a quel sondaggio, che ci fate un favore, perché così riusciamo a capire anche quali sono, insomma, se andiamo bene, se vi piacciamo, oppure se facciamo schifo, cose del genere, insomma, fatecelo sapere. Bene Luca, io dopo hai detto tutto tu, quindi... Non ti capisco Luca, perché no, dicevo, non c'è uscire questa opzione, se facciamo schifo. Ma non l'ho messa apposta. Non c'è l'opzione di bravo. Tattico. Non ho messo facciamo schifo, ma insomma possono mettere migliorabile, insomma, quel che c'è, bella, coinvolgente, migliorabile, per esempio, ok? Quindi ci fanno sapere la loro impressione, insomma. Bene, non voglio tirarla per la lunga perché sono le 22:13 in questo momento e ti ripasserei la parola. Allora ragazzi, mi raccomando, un'ultima cosa, oltre a rispondere al, diciamo, al sondaggio, passate parola su questa trasmissione, fate in modo che più persone possibili l'ascoltino, insomma, dite a tante persone che ci siamo, insomma, che ci ascoltino, ok? Luca, vai, ti passo la palla. Sono sempre qua, giuro che non scappo, dopo aver sospirato su questo microfono, perché il tuo intervento mi ha fatto sospirare, no, scherzi a parte. Solo sospirato? Ti chiederei se riusciamo subito a metterci in contatto con il duo Doppia Essenza di Castelfranco Veneto per, certo, iniziare un attimino a parlare questa chiacchierata, come al solito sempre molto bonaria, al quale io e Gianluca vi abbiamo abituato, anche se questa sera appunto il grande mitico Gian non ci sarà, ma insomma pazienza, farò più o meno da solo, giusto Saiz? Stasera ci fa compagnia la Luisa, la vuoi presentare? Già che la nostra siamo, Luisa. Vorrei... Esattamente, vedo che si è collegata, si è con noi. È tirato dentro anche lei. Ciao Luisa, buonasera, come stai? Ciao a tutti. Già finito? Sì, qui. Beh, sempre molto diplomatica, questo ci piace molto, questo è importante, dai. Vedo che sei arrivata un attimino trafelata, ma oggi sei qui, l'importante giusto, è che ci sei. Appena pronta a farti le ossa. Il minimo indispensabile, no, scherzo, esatto. A parte, come gli ascoltatori non tutti ti conosceranno sicuramente, ricordiamo che Luisa si è aggregata da poco all'interno del team, tra poco, come sei svegliata solo adesso? Era avanti una trasmissione, no sono tornata, sei svegliata solo adesso, esatto. E dicevamo, tratterà questa trasmissione che verterà sulla letteratura, quindi avremo modo di approcciarci non solo al tema musicale, ma anche al tema letterario, e quindi avremo autori, scrittori, case editrici, eccetera eccetera. Ovviamente la trasmissione è in corso di, siamo, come dire, work in progress, si dice così, no? Molto intrigante. E quindi a breve avremo anche una cosa del genere, avremo modo di averla con noi in una trasmissione tutta sua. Sa circa, boh, diciamo, non diciamo ancora una data, dai, perché non si sa mai. Manteniamo la suspense. Dal momento che vedo
manteniamo la suspense, esattamente. Dal momento che vedo che Sirius, dall'alto dei suoi poteri, è riuscito a tirar dentro anche grazie a Roberto dei doppi essenza, io li, come dire, li faccio subito entrare all'interno della trasmissione. Ciao, grazie, ciao Roberto, anzi, ciao doppi essenza. Ciao. Ciao. Ciao Sirius. Come andiamo? Ciao Luca, bene. Siamo qui. Su, come andiamo in quel di Castelfranco Veneto? Come andiamo in quel di Castelfranco Veneto? Grazie. Sì, sì, noi siamo qui, siamo di Castelfranco Veneto, sì. Perfetto, come stiamo andando? Che tempo fa lì? Freddo come dalle mie parti? C'è stato il sole oggi, però fa abbastanza freddo. Ho capito, ho capito. E qualche concerto fatto ultimamente? Da dove state venendo? Guarda, abbiamo fatto una serata sabato sera in un locale, e è andata discretamente bene, nel senso che ci hanno subito dato un'altra serata, quindi siamo piaciuti. E dai, questo è, diciamo, un ottimo biglietto da visita, no? Anche perché qui su sitesuabbenetwork.net magari non tutti vi conoscono, quindi è anche bello capire in quali locali siete esibiti. Dove eravate sabato? Eravamo a San Biagio di Callalta, in un ristorantino molto carino, molto accogliente, e c'erano parecchie persone, e noi abbiamo fatto un repertorio più che altro di cover, solo in acustico, chitarra e voce, e poi abbiamo presentato le nostre canzoni, abbiamo presentato tre brani inediti. Il sabato prossimo dove siete? Sì, perfetto, allora la prossima data che abbiamo è il 28 di questo mese, 28 febbraio, siamo a Santa Maria di Sala, su un pub. Perfetto. Ottimo, quindi io vi chiederei subito una domanda, la classica. Scusami, Luca, domanda di rito. Scusami Luca, come mai vi chiamate? Dimmi. Luca, c'è un problema tecnico, c'è qualcuno di voi che sta ascoltando la radio e c'è il ritorno. No, nessuno sta ascoltando niente. C'è un ritorno. Bene, vai Luca. Sai, mi stavi dicendo qualcosa? Sì, perché... vai Luca. Vai tranquillo. Ah, ok, perché mi piace che tu ogni tanto intervieni con le... Perfetto, però io sono qui tranquillissimo. Farei subito una domanda di rito, allora Saiz, se non mi vuoi interrompere nuovamente, ai nostri amici doppia essenza, per quale motivo vi chiamate così innanzitutto? Immaginavo che ci chiamate questa domanda. Allora... È un classico, dovevi aspettartela. Sì, il nome doppia essenza è venuto fuori dalla mente geniale di Grazia, che adesso mi spiega il motivo. Allora, siccome il nostro è un progetto acustico... È per la colpa delle donne. Allora praticamente è una musica molto essenziale, perché è solo chitarra e voce, quindi no, essenziale anche un'essenza nel senso del profumo della musica, e siccome siamo in due io ho pensato a questa doppia essenza, essenzialità ma anche essenza come profumo della musica. Certo, cioè hai giocato sul gioco di parole, infatti, sì. Tra l'altro poi questa tua fantasia, scusami, tra l'altro ce l'hai di natura, perché so, anzi mi avevate confidato qualche settimana fa, qualche giorno fa, che tu addirittura non sei solo un artista con Roberto, ma sei addirittura scrivi poesia. Non vorrei dire una poetessa, che sembra forse troppo, però scrivi poesie, questo lo possiamo dire. Sì, giusto? Sì, è una cosa che ho un po' da sempre, che mi segue. Scrivo anche nei bigliettini del conto della spesa dei supermercati qualche pensiero, per cui è proprio una necessità che ho. Posso fare una domanda? Dimmi. Ho l'autorizzazione, ho il permesso? Vai Luisa. Ma sì, dai, anche se sei arrivato in ritardo. Che domenica. Se la musica fosse un profumo, quale sarebbe? A me piace molto, guarda,
il profumo è un fiore particolare, la tuberosa, è un profumo molto intenso, molto, molto impregnante, che quasi quasi ti fa un po' girare la testa. Siccome la musica a me entra dentro proprio in modo totale, credo che questo profumo sia per me il massimo. Andrò alla scoperta di questa pianta allora. Ovviamente devo costruire. Esatto, ovviamente. Infatti in questi casi si vince la mia ignoranza a riguardo, ma ovviamente glissiamo e quindi andiamo avanti con, no, scherzo a parte, no, no, veramente interessante questa cosa, bella domanda anzi per Luisa e altrettanto bella risposta da parte di una bellissima metafora poi comunque. Io e Roberto invece siamo nei nostri angoli, ognuno per conto suo nel nostro cantuccio, no Roberto? Perché no, noi già passiamo in secondo piano subito, pronti via. No, scherzi a parte. E invece tu Roberto, che esperienza avevi prima di incontrare Grazia, oppure vi conoscete da sempre? No, allora io fino a un anno e mezzo fa suonavo con una cover band di Vasco Rossi, una tribute band di Vasco Rossi come chitarrista. Poi sai, le esperienze finiscono, si cerca di fare qualcosa di diverso, avevo in mente questo progetto acustico. Non avevo ancora conosciuto Grazia, quindi avevo già cominciato a buttare giù un po' di repertorio da solo, avevo cominciato a preparare i brani, eccetera, eccetera. Poi, fatalità, il giorno di San Valentino, con la mia compagna, siamo andati qui in un locale qua della zona e c'era un signore che faceva del karaoke e io ho fatto delle canzoni, poi anche Grazia ha fatto delle canzoni, fatalità, lei è venuta. Ci siamo presentati, mi ha proposto l'idea che si poteva fare qualcosa insieme, io le ho accennato di questo progetto acustico, lei è stata entusiasta, è entrata con tutta quanta la sua verve, la sua energia, storia, sì. Energia e positiva ovviamente, e è nato il Doppia Essenza, sono nati Doppia Essenza. Fantastico, e tra l'altro... Da cover band mi è fatto venire in mente una cosa, che Gianluca, cioè quel ragazzotto che quest'oggi non è con noi, ma non ne sentiamo la mancanza, no, scherzi a parte, Gianluca mi diceva addirittura che lui sa che suona con una band, i Zuma Beach Band, che sono un gruppo cover, e mi diceva che può darsi che voi abbiate ripreso un brano usato anche da loro, dico bene, eseguito anche da loro? L'abbiamo fatto proprio sabato, abbiamo preso una canzone del loro repertorio e l'abbiamo adattata alle nostre vocalità e l'abbiamo fatta. C'è anche un video su YouTube se volete andare a vederlo. E come si chiama il brano? Hello Mary Lou. Dei Creedence. Un pezzo dei Creedence Clearwater Revival. Perfetto, infatti mi accennava questa cosa l'altro giorno, forse non so se me la dicevi anche tu, e comunque sì, sicuramente salutiamo i Zuma Beach Band, che tra l'altro conosciamo, a parte Gianluca, ma anche l'altro componente di questo duo, di questo gruppo cover. E, un'altra cosa che volevo fare, che non ho ancora fatto, è salutare tra gli altri, come dicevo poc'anzi, abbiamo una chat su sitesuwebnetwork.net, mediante la quale i nostri ascoltatori possono scriverci e scrivervi anche. Questa sera vedo che c'è Walter che ci sta facendo compagnia insieme ed anche ad altri, e quindi ci tenevo a salutare Walter, che ormai è diventato un'abitudine di questo programma, ci fa molto molto piacere. Ciao Walter, ti ringraziamo sempre della tua presenza e della tua costanza. Se non l'hai già fatto, Walter, vota anche tu il sondaggio presente immediatamente sopra la chat, e ricordiamo sempre che noi non siamo in diretta solamente su questo network, non solo su questo sito sitesuwebnetwork.net, ma anche mediante altre piattaforme che, come dire, amplificano la voce di Saiuz. Di conseguenza, chi fosse presente appunto su queste altre piattaforme e volesse interagire con noi con questa famosa chat, venga ecco sul sito principale. Vedo che sono già le 22:25 e non abbiamo ancora sentito nulla dei Doppia Essenza, Saiuz. Dobbiamo correre ai pari. Certo. Cosa mi dici? Dico, quale brano vogliamo sentire? Me lo dici? Diccelo tu, la scaletta, ce l'hai tu, scusa. Non c'ho la scaletta. Sei fantastico, improvvisa, ti voglio così. Ma cosa dite ragazzi se ci ascoltiamo nonostante le tue parole? Benissimo. Perfetto. Perfetta. Approvo.
come Luisa prova, cioè, Luisa dica, dica lei, approvi. Ma cosa dici, sì, Luisa? Ma non vuoi lasciare il mio padrone, sì o no? Certo, certo. Allora. Ok, Saius, sappi che ho finito la birra, quindi ho aperto la crema di whisky. Perfetto. Per piacere, Saius, non mi farò sbronzare questa molto sera. Bene. Fammi, deliziami con queste note, manda il brano. Allora, dei doppi sensi facciamo ascoltare, nonostante le tue parole, e vai! Addirittura in italiano sbagli, è fantastico. Non capisco perché sei egoista e nella tua lista la priorità ce l'hai solo tu. Gli altri con un soffio vengono spazzati qua e là. Chi rimane il vero affetto mai se ne va, mai se ne va. Nonostante le tue parole, nonostante le tue mosse, il vero bene è qua e non se ne va, non se ne va. Diretta, sono le 22:29 in questo momento, è una diretta, 18 febbraio 2013, settima puntata di Provvisoriamente due compari più uno della seconda stagione. Il vostro Saius ha preso la parola perché è lui che può prendere la parola ogni tanto quando non c'è Gianluca, vero? Non riesco a prendere la parola con Gianluca. Allora, cari amici, avete votato? Bene, il sondaggio, mi raccomando, votate il sondaggio perché lo tengo d'occhio, mi raccomando, cliccate sul sondaggio. Allora, Luca, stavamo parlando con i nostri amici di Doppia Essenza, stavamo dicendo qualche cosa, avete detto qualcosa sul brano dove andarlo ad ascoltare, però non avete detto il link, se gentilmente lo dite, così anche gli altri, chi ci ascolta, vengono messi a conoscenza di questo link. Allora, noi siamo dipendenti sul sito di
bilanciamento con quello che mi è sembrato, quindi basta cercare di mettere il punto in essenza e portare dentro nella nostra pagina e dare da quante le nostre canzoni che abbiamo pubblicato. Bene. Lucro, non siamo sotto licenza SIAE, appunto possiamo riprodurre solamente, riproporre, scusate, solamente brani sotto licenza Creative Commons, oggi non riesco a parlare, Creative Commons oppure similari, che appunto sono libere e fruibili a tutti. Questa è una scelta di Saiuz, che ha deciso di non sottoporsi ai consueti dogmi commerciali. Questa sera però per fortuna abbiamo un duo, i Doppi Essenza, che ripeto, per fortuna ci danno la possibilità di riproporre la loro musica, proprio perché come noi hanno scelto per il momento, per almeno, di non appoggiarsi alla licenza più conosciuta, che è appunto quella SIAE. Questo, sai, insomma, spero che mi farei un applauso a riguardo. Ma no, te lo faccio subito l'applauso, anche perché volevo dire una cosa ai nostri amici. Ecco. Complimenti, perché insomma hanno messo a disposizione le loro opere con la licenza Creative Commons, che come dico sempre è la massima espressione di democrazia. Quindi non è detto comunque che chi scarica quelle musiche, che è liberissimo, possono scaricare, sono gratuite, eccetera, non possono mandare un obolo, diciamo, agli autori, ecco. Certo, certamente. Cioè, perché... Io, sai, se non ho capito tu cosa volessi dire, immagino che volessi dire che... Ho capito, non parlo più, stasera mi sto zitto. Luisa, tu io... non ridere. Ti giuro... No, io non sto ridendo, giuro. Ti giuro, Saius, che questo è un virtuosismo da parte tua, cioè ti sei... Mi sono arrampicato sugli specchi, dai, scivolavo e facevo rumore, insomma. Sì, ma non te l'ha chiesto nessuno, è fantastica questa cosa, no? Scherzi a parte, volevi dire una cosa bellissima e sono d'accordo con te, l'hai detta a modo tuo, nel senso che... Alla Saiuzzolo! Alla Saiuzzolo! Esattamente questo. No, è vero che mediante la SIAE pretende un costo, chiamiamolo così, di iscrizione, di mantenimento di questa licenza, ed è anche vero però che di fatti remunera in base cerca di tutelarti dal punto di vista economico, diciamo. È anche vero però che altre licenze, vedi Creative Commons, quindi su Jamendo, eccetera, eccetera, dà comunque la possibilità di tutelarsi in caso di plagio o quant'altro, e in tutti i casi, essendo condivisione, c'è la possibilità da parte di ascoltatori comunque di devolvere o comunque contribuire alla creazione di questa che è la vostra arte, la vostra musica, quella di Doppi Essenza, voi come tantissime altre band a livello mondiale. E questa è una cosa che ci teniamo sempre a dire, che mandiamo avanti come concetto, anche se spesso ultimamente, perlomeno a Saius, abbiamo avuto ospiti artisti, forse perché erano anche già affermati rispetto a Grazia a Roberto, e che quindi per forza di cose, per una questione anche storica, utilizzavano e utilizzano il canale SIAE, però di fatti la voglia di mettere in campo, di far sentire, di dare voce a tutte queste band è veramente tanta, e noi ci proviamo settimana dopo settimana, tutti i lunedì. Tra l'altro, sai, ti dico anche quest'altra cosa, che lunedì prossimo, lo diremo alla fine della trasmissione, avremo un'altra band che di fatti non si è sottoposta per il momento a questo che è il dogma commerciale, diciamo così, imposto dalla SIAE. Ma torniamo, esatto, ma torniamo ai nostri cari amici Doppi Essenza, perché sono già volati 35 minuti e abbiamo fatto, credo, una domanda, forse due, vero Luisa? Siamo veramente, siamo dei pessimi padroni di casa. No, scherzi a parte, dicevamo che abbiamo anche un artista non solo musicale ma anche letterario, se vogliamo, che è Grazia. Ma difatti una cosa che vi volevo chiedere: ma chi è la mente del gruppo, sia dal punto di vista di testi, sia dal punto di vista musicale? Allora, guarda, siamo divisi molto, molto bene, nel senso che alcuni testi li ha scritti Roberto, altri li ho scritti io, e le musiche le ha proprio arrangiate e ideate Roberto. E praticamente io ho fornito più che altro i testi, ecco, delle canzoni. No, non so perché, non ne dubitavo, non so perché.
giusto così, ho avuto questo presentimento, anche tu Luisa, vero? Non so perché. No, diciamo che c'era questo vago sospetto sicuramente, ma vabbè, questo è anche sì, giusto. Sai, poi le parole scritte, no? E poi raccontate così a voce, già diciamo... le mie poesie ha saputo proprio cogliere forse il lato musicale e ha avuto proprio questa sensibilità di riuscire a metterle in musica. Perfetto, e tra l'altro per chi avesse dei dubbi sulla, perché anche perché diciamo la verità, al momento abbiamo mandato questa sera solo un brano e tra poco ne manderemo un altro, giuro. Per chi avesse dei dubbi sulle capacità. Promette. Perché vi siete dubbi sulle capacità artistiche di questo duo? Bello, Saius che mi ride sopra, è fantastico. No, no, volevo dirti, perché noi di solito al massimo mandiamo uno o due brani, però stasera mi voglio impegnare, e hai detto giusto, giurando, dobbiamo far ascoltare quasi tutti i brani dei Doppia Sensi, perché meritano. Beh, tutti. Esattamente, infatti tengo a precisare questa cosa, che avete vinto, se non sbaglio, anche un contest musicale, direi. Raccontami qualcosa, dai, chiediamo a Roberto, grazie. Dai. Allora, praticamente è successo che Grazia mi ha informato che c'era un diciamo come cover, come inediti, io mi sono ovviamente iscritto come sezione di inediti, a quel tempo lì avevo solo tre canzoni scritte e mi sono presentato con queste tre canzoni. Sì, da lì sono passato, da lì prima le selezioni, poi le semifinali e poi infine in finale ho vinto il concorso, quindi è stata una bella soddisfazione. Diciamo che ho presentato solo le chitarre, solo le canzoni arrangiate a livello molto acustico, quindi poi da lì sono andate sviluppate per poter fare il CD. Perfetto, e toglimi una curiosità, questo successo all'interno di questo contest, cos'era, la prima edizione del Black Rose se non sbaglio, sì, tra l'altro recente perché è 2012, anche perché poi a settembre. Esatto, e questo Vittoria... il nostro duo è molto recente, è un anno che siamo assieme. Sì, esatto, infatti noi ci siamo conosciuti l'anno scorso il 14 febbraio e da qualche giorno dopo ci siamo incontrati e abbiamo cominciato a provare assieme, a vedere cosa si poteva fare, prima a livello di cover e poi la volta di settembre, con quel discorso lì del contest, abbiamo pensato di poter fare un CD e quindi lei mi ha portato delle idee, io le ho sviluppate a livello musicale, ho fatto gli arrangiamenti, le abbiamo provate e riprovate finché abbiamo trovato secondo noi l'ottimale e abbiamo poi pubblicato il disco. Ma toglietemi una curiosità, ma dunque un duo uomo e donna, vi siete conosciuti per la prima volta a San Valentino, no? Sì. Il 14 febbraio. Ma così i vostri partner non sono un attimo gelosi di questa cosa o Allora, ti rispondo io. Sì. Li avete già lasciati, no? Ma questa vera pettegola. Allora, ti dico, la compagna di Roberto è una delle mie più care amiche e io ho conosciuto Roberto tramite proprio questa amicizia che ho con la sua compagna, per cui difficilmente ci potrebbe essere qualcosa di diverso dal rapporto musicale. Certo. No, ovviamente stavo scherzando perché no, certo. C'è anche lungi da me essere serio in questi frangenti. Sembra no, tutta dell'innocenza. Però sai, due persone che fanno questo tipo di relazione, diciamo, musicale, sì. No? Devono avere perlomeno un feeling sì. Di sensibilità. Certo. Sì, certo, è vero. Ma comunque un'affinità. Esattamente. Un'affinità, sì, proprio bisogna essere legati. A livello è questione di feeling. È questione di feeling, sì, come dice la canzone. Non c'è l'intesa tra le due musicisti, è difficile andare avanti. Certo, infatti sai, ci hai notato che Luisa questa sera è partita, è arrivata in ritardo causa treni, dice, ma sì, è veramente esatto. Carica. E carica molla, sai? No. Ma era bene presto, ragazzi. La sento che carica.
La sento, Luisa, Luisa. Sì? No, signora Luisa, Luisa, mi scusi. Eccolo. Ma lei cosa ha fatto tutto il giorno? Sapesse. Saius, vorrei accantonarti un istante e tornare ai nostri anzi, sono le 22.41, volevi che so che questa sera vorresti, scusate, vorresti far sentire a tutti quanti la musica dei Doppia Essenza, però io volevo prima fare una domanda a questi ragazzi, una vittoria, un premio, questa vittoria durante la prima edizione del Black Rose Live Contest a settembre, e nessuna etichetta discografica vi ha contattato oppure siete in contatto con qualcuno? No, non siamo in contatto con nessuno, ci siamo autoprodotti il CD a nostre spese perché io ho anche per fortuna ho la fortuna di avere un piccolo studio e quindi ci siamo riusciti a creare questo progetto registrandoci autonomamente, diciamo, ecco. E volendo fare un po' di promozione, anche perché mi sembra giusto, doveroso, ma anche sì, no, giusto, l'ho già detto, mi stavo ripetendo, se io volessi, se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse acquistare il vostro album e sentire la vostra musica in tutto il suo splendore, dove può acquistarlo? Noi l'abbiamo messo in vendita su eBay. Perfetto, ma sai che questa è nuova, nel senso che generalmente ci dicono iTunes, ci dicono tantissimi canali diversi, il sito della band magari, però eBay non ci ho mai pensato. Hai già il link diretto oppure basta andare su eBay, cosa scriviamo? Doppia Essenza? Sì, la musica è vita. Hai capito, Luisa? Se volessi comprarti l'album basta andare su eBay. Non sì. C'è un'asta, spero, c'è anche un'asta, no? No, c'è un aggiudicato! Abbiamo messo un prezzo e stop. Perfetto, perfetto. Sai, se hai capito, qualora vorresti comprare il brano, nessun problema, c'è eBay, il brano, sì, buonanotte, l'album, oggi mi sto impattinando. Luisa, scrivi il CD fisico, proprio non digitale, CD fisico, la copia fisica. Con tanto di bollino SIAE, perché abbiamo dovuto metterlo. Sì, perché questo lo so, che la SIAE vuole soldi sì. Anche quando non se li merita. No, perché praticamente li vogliono perché loro certificano che quella è una copia originale. Sì, esatto, è una certificazione. E parlando di appunto brani, album e quant'altro, Cyrus, che brano volevi farci ascoltare adesso? Ma sei preparato come al solito? Io sono tanto preparato. No, mi incuriosiva perché non l'ho ancora ascoltato. Soffio di vita, cosa dite, ragazzi? Indovina un po'. Di vita. Sì. Vi va bene Soffio di vita, se vediamo quello. Sì, sì. Quindi dai nostri amici Doppia Essenza facciamo ascoltare Soffio di vita. L'ho sbagliato, Luke, stavolta? Io la finirei così, perché adesso sei andato bene, quindi non vorrei che ti impelagassi in una situazione difficile. Prego, vai pure. E allora, dei Doppia Essenza, Soffio di vita, e vai! Estate, non lo so. Cam-
sentito mi fa pensare al mare lontano dove mi piace andare e il pensiero corre, mi lascia sognare. Vita, vita, così bella sei, quando ti guardo come ti vorrei. Vita, vita, così bella sei, quando ti penso come ti Eccoci qui in diretta web radiofonica, sempre da sciuzwebnetwork.net. Provvisoriamente due compari più uno, io Gianluca e Sciuz. No, perché Gianluca questa sera non ci sarà, che è malato, ma per nostra fortuna abbiamo sempre la mitica Luisa che ci dà sempre man forte in caso bravissima in caso di necessità, ma non solo. Questa sera, come stavamo dicendo, abbiamo questo duo Veneto e Doppia Essenza che si stavano raccontando, anzi ci stavano raccontando come si sono conosciuti il giorno di San Valentino, praticamente un anno fa, e come hanno raggiunto le prime vittorie dal punto di vista musicale con appunto questa vittoria all'interno di questo contest a settembre. E adesso tra una cosa e l'altra, io guarda, passerei subito la parola a Luisa, perché so che brama dalla voglia di tempestarvi di domande, ragazzi, quindi vai Luisa. Di tempestare proprio, non è che sono così cattiva. Volevo chiedere più che altro, quando scrivete un testo, sì, c'è un qualcosa di particolare a cui vi ispirate? Scrivete a caso? Sì. Oppure... non so, c'è un metodo? Voi utilizzate un metodo? No, allora la prima canzone, cioè io ti dico che una delle canzoni che è inserita nell'album, pensa a te, è stata scritta negli anni 70, su un'esperienza brutta che ho avuto di un'amica che è poi morta di droga, e io ho scritto una canzone che è Prigioniero. L'avevo messa però nel cassetto là, non l'avevo mai finita proprio per questa vicenda così dolorosa. Poi invece con il discorso del CD l'ho ripresa, l'ho riarrangiata e l'ho pubblicata. Prima però avevo scritto una canzone che è Quante cose non fare l'amore, che poi ascolteremo, e là parla proprio del mio matrimonio finito, di questa nuova compagna che ho trovato, che mi ha regalato una vita nuova e tutto quanto. E quindi questo è stato un po' l'input di tutto, l'amore un po' travagliato che ho avuto. Fino alla rinascita, quindi. E la rinascita. Per quanto riguarda le canzoni che ho scritto io, parlano di questo e anche di altre cose. Invece per quanto riguarda Grazia, sono le sue, deve parlare lei come sono nate. Le mie sono quelle che abbiamo sentito fino adesso, nonostante le tue parole. E soffio di vita. Allora, Soffio di vita, che è l'ultima che abbiamo ascoltato, è nata durante una passeggiata che io facevo lungo appunto le strade qui del mio quartiere, e guardavo questa bella sensazione che avevo della gente che camminava attorno a me, gli alberi in fiore, era primavera e era quasi estate, quindi avevo questa sensazione così di vita, così serena, e l'ho trasferita sulla carta, che poi è diventata una canzone. Molto bello. Fantastico. E tra l'altro ho notato che in molti brani c'è, come vorrei dire, denominatore comune, ma forse esagero, l'amore, ma proprio anche nel titolo a volte. Sì. Questo amore vedo che comunque tutti e due lo riproponete, chi più chi meno. Sì, sotto vari aspetti, magari contrastato. Sì, certo. Nonostante le tue parole, era una canzone dedicata a mio figlio,
molte volte i figli si comportano in modo un po' ingrato verso i genitori, ma non perché lo vogliono, ma solo perché è una forma di ribellione e generazionale, e quindi ho scritto questa canzone per lui, insomma, ecco. E per non vabbè, che in realtà l'abbiamo quella che abbiamo ascoltato, che abbiamo appena ascoltato è nonostante le tue la parole prima canzone la prima che abbiamo era la prima, infatti sì, perché questa l'ultima, no, infatti è la prima che abbiamo ascoltato, sì. Esattamente, sì. E come lo tratti questo figlio in questa canzone? In questa canzone praticamente gli ho dato un po' dell'egoista. Alla fine lui come l'ha presa? Lui non lo sa, lo sto dicendo adesso a voi, ma a lui non l'ho mai detto. Le confessioni. Urca. ma quanti anni ha tuo figlio, se posso chiederlo? Ormai è grande, ha 34 anni. È grandicello, sì. Dai. Sì, è un uomo. E lo metto, no, infatti è una cosa che diciamo spesso durante le nostre chiacchierate con i vari artisti eccetera, artisti che magari alcuni sono affermati, altri no, alcuni altri si affermeranno, e che spesso è difficile anche fare musica, ma anche fare mandare avanti un proprio sogno se non si ha qualcuno che come dire gestisca anche quello che c'è dietro le quinte, no, quindi magari i rapporti con, non so, in vostro caso i locali eccetera eccetera. Voi avete qualcuno che vi aiuta o fate tutto da solo? Sono da soli. No, noi siamo molto, molto casalinghi, diciamo, sì. Nelle nostre cose. Io vado in giro, guardo un attimino locali che possono fare musica, propongo, vado là con gli demo, ci parlo, se non hanno la possibilità mi faccio individuare le mail, così gli mando il materiale via mail, i link su YouTube, eccetera, eccetera. E quindi dal punto di vista musicale, anzi come luoghi, vi muovete all'interno più o meno della provincia e della regione? Sì, Treviso e Venezia, perché io in realtà non sono di Castelfranco, ma sono di Mestre e sono trapiantato qua per ragioni di cuore. E allora, dal punto di vista, considera che io sono trasmetto dall'Emilia, provincia di Modena, anche se il network di Treviso, infatti Saiuz, non è a fianco a me, come si sarà, avrete intuito, ma è a 250 km da casa mia. No, questo è il bello della rete, è proprio questo. Diciamo, no? Che è un vetro virtuale. Un vetro molto spesso, perché non ci sentiamo neanche l'un l'altro spesso. E, mentre la Luisa è di Goito. Una cosa importante è che io non so, o perlomeno so, ma che non vi voglio dire, vorrei che me lo diceste voi, è quanto può essere difficile anche trovare dei locali, no? Che propongano, comunque vi diano spazio per delle serate. Sì, non è facile, perché il nostro repertorio è un po' particolare. Esatto. E ovviamente abituato alla cover band di Vasco Rossi, che si trovavano in locali senza difficoltà, perché proponi un artista che è seguito, vai a proporre una cosa in acustico, tanti dicono ma non è il target per il mio locale, facciamo una prova e tutte le cose così. Non è facile. No, chiaro, infatti questa è una delle difficoltà che abbiamo veramente riscontrato in tante band più o meno emergenti, più o meno affermate, che giustamente per esibirsi devono trovare i locali, devono trovare i posti. Infatti anche il discorso che tanti locali guardano più a quanta gente mi porti piuttosto a quello che propongo. Bravo, ecco, questa è una cosa che ci tengo molto, mi fa piacere che tu lo dica. Io non ho esperienze direttamente dal punto di vista musicale, perché non faccio musica, non sono neanche capace, guarda. Però Gianluca, quel ragazzotto che quest'oggi è malato, lui invece sì. Ha portato il certificato, bravissimo, adesso gli mandiamo il medico fiscale, no, scherzo a parte. No, e questo ragazzotto malato invece, a parte questa cover band con la quale sta andando avanti questo progetto, ma è una cosa recente, sono tanti anni ormai che suona, e mi raccontava appunto questo, spesso me l'ha fatto notare, come sia difficile in Italia. Non solo quindi in Veneto, ma veramente su tutto lo stivale, trovare veramente i posti adatti, locali, sbattersi, passami il termine, quando invece gli era capitato di andare all'estero e invece vedere come era tutto molto più semplice, sì. Soprattutto in Nord Europa. Quindi
per dire, a volte noi ci soffermiamo, cioè non abbiamo forse ancora quella cultura, e questo è un peccato, quella cultura musicale che potrebbe far avvicinare, è veramente del nuovo anche comunque. Esatto, quindi infatti speriamo in bene, nel senso che sai, ci stanno ascoltando non solo persone normalissime, privati o gente che è a casa in questo momento, ma anche persone che hanno un'etichetta discografica oppure hanno dei locali, e quindi insomma se riusciamo a mettere, come dire, amplificare quello che è il vostro messaggio, tanto meglio, perché questo sicuramente farà bene non soltanto a voi ma anche a chi vi prende, perché di fatti poi è un do des, no? Cioè deve essere un dare avere, uno scambio reciproco di esperienze, non solo. Quindi la cosa brutta che invece capita che è proprio questa: tu puoi suonare da me, ma attenzione a quante persone mi porti, l'amico dell'amico, passaparola, sì, però alla fine non è proprio questo il modo giusto. Sai cosa succede però? Che dicono, vabbè, ma quando mi fai suonare, ti faccio suonare, adesso vedo, ti faccio suonare di martedì. Cioè, il martedì la gente lavora durante la settimana. No, no, di venerdì, di sabato è una cosa, mi fai suonare di martedì, non è che posso dirti vengo con tante persone. Esatto, no, infatti è un po' anche un controsenso. Un controsenso quello che ti chiedo, cioè portami gente ma ti faccio suonare i giorni morti praticamente. Sì, perché loro vorrebbero riempire i giorni morti, che il weekend ce l'hanno già quasi sicuramente pieno o semi pieno, quindi il problema è sempre quello. Cosa che penalizza molto. Ah no, ci credo, no, infatti anche perché lavora le persone normali, no, durante la settimana, magari lavorate anche voi, perché difatti voi cosa fate nella vita, se salvo che non riusciate già a vivere solo di musica, che sarebbe fantastico. Quello che si vorrebbe non è possibile. Io lavoro a Metti in un ufficio. Grazie, me la sono persa. Io sono qui, io praticamente sono un'imprenditrice, ho un negozio da tanti anni, l'ho avuto in eredità dai miei genitori, ho continuato questa attività di famiglia con tutti gli alti e bassi che ci sono nel commercio. Adesso certo. È un momento molto delicato, molto difficile da superare, speriamo di farcela. Guarda, per fortuna almeno hai riuscito comunque a coltivare questa vostra grande passione che è la musica. Sì. Ma guarda, senz'altro è una valvola di sfogo. Infatti, magari potresti scrivere anche un pezzo sulla situazione attuale, quindi cambiare genere, no? Passare dall'amore all'odio, certo. In fate d'occhio. Perché... Non è mica detto che dobbiamo sempre scrivere canzoni d'amore. No, infatti, siamo all'odio, al disprezzo. Sì, guarda, il giorno d'oggi proprio cosa pensare. Bene, dimmi. Volevo dire una cosa, io sono le 23 in questo momento. Io prima... l'altra volta la Grazia mi aveva fatto ascoltare una sua poesia. Sì. Cosa dici, Luca? Se allora, riuscissimo a convincerla, a farci, insomma, come si dice leggere, insomma, come si dice leggere, sei fantastico. Cioè, hai pensato mezz'ora per dire leggere. Cercavo una parola, ma non l'ho trovata. Tra poco Grazia ti chiederà di fare una poesia, no? Cioè, perché lui non conosce molti vocaboli, molti verbi. Prima, però, Sayus, vorrei che so che Luisa voleva salutare una persona all'ascolto, giusto, Luisa? Sì, c'è un'amica mia che abita giù a Suzzare, insomma. Ciao Valentina! E salutiamo anche Valentina, perfetto. Così hai salutato, non ho capito. E come la devo salutare, Sayus? No, perché lei ha mezzo secondo. Un bacione. Che è ciao Valentina, un bacione. Parole, papà. E poi? Sì, ma non, Sayus, conosco, tu mi stai... non conosco Valentina, quindi non posso dirlo io. Sai, se tu mi stai rubando il tempo ai nostri ospiti, dicevamo che Grazia voleva narrarci e leggerci, come diceva Sayus, qualcosa, dico bene? Sì, se volete vi posso leggere una mia poesia
Vi premetto che le mie poesie sono un po' tristi, perché di solito quando uno è felice non gli serve esternare la propria gioia, no? Riesce a scrivere meglio quando è triste, secondo me, è un'esigenza dell'animo, e quindi le mie poesie sono un po' malinconiche. Leopardi la pensava infatti così anche lui. Ma vi posso dire una cosa? Vi ricordate Tinco cosa diceva? Beh, non no. Dicevano, ma tu perché però scrivi solo roba triste? Perché quando sono contento esco. Non ho la Luigi Leopardi Tenco. Per fortuna comunque. Se volete vi leggo questa poesia che si intitola Sasso. Perfetto, allora partiamo con Sasso e subito dopo Saiz puoi mandarci anche un brano se vuoi. Ma prima, prego, grazie. Allora, vorrei essere un sasso, non molto grande, un sasso duro, che non si scalfisce, che non si rompe, liscio e levigato. Allora niente potrebbe mutarmi, niente potrebbe colpirmi, tutto cadrebbe su di me e tutto scivolerebbe via con noncuranza, lasciandomi intatta. Potrei volare in un lancio di ragazzino ed essere felice. Potrei essere scagliata con rabbia, ma non soffrirei per una rabbia che non mi tocca. Vorrei vivere da sasso. Eccezionale, eccezionale, Saiz, vero? Cioè, come ti posso dire? È vero, un'altra volta è triste. Ascoltato una sua poesia, mi è piaciuta moltissimo. Per questo. Grazie. Brava, grazie. È grazie. Vero che è triste, questo ce l'avevi già anticipata, hai messo le mani avanti, però è anche vero che è profonda, è veramente profonda questo, diciamo che la tua, come dire, la tua arte si potrebbe veramente, anzi le tue arti quindi sono almeno due infatti, e questo ci fa piacere, perché abbiamo avuto anche dei poeti, magari ti potremmo mettere in contatto con uno dei nostri amici. Abbiamo questo volentieri, nel senso amici che scrivono poesie, che sono sotto delle case editrici ovviamente, hanno anche vinto dei premi eccetera eccetera, che magari hanno, come dire, sono più hanno più dimestichezza, no, con certi argomenti. Noi difatti, come ti posso dire, la metrica, alcuni aspetti, sì, ti posso dire che mi è piaciuta molto perché è profonda, era anche narrata abbastanza molto bene. Però non so dirti se dal punto di vista, come dire, metrico, sì. Ecco, l'unica parola che mi viene in mente sia corretto o no, questo non ne sono in grado. Una grazie, cosa... scrivi con me. Come? Scrivi con me, grazie. Come scrivi con me? Io scrivo, Saiz. Sì, no, lei questo mi giunge nuova, la Luisa che scrive. Vedi, Saiz. No, perché devi sapere che tu scrivi, Saiz non legge, quindi questo ti rendi conto. Allora non si incontrano le due cose, giustamente, c'ha ragione. E cosa scrivi, Luisa? Poesie? Sì. Ah, bene. Allora. Faremo uno scambio, allora. Sì, magari ci sono. Dai, ci deprimiamo insieme. Questa è la vera condivisione. Tra l'altro io vorrei salutare, poi lascio la parola a Saiz perché manderà un brano, l'amico o l'amica, ma direi che sia un maschietto, Pat, no, o forse è una femminuccia Pat, perché potrebbe essere anche Patrizia, l'amica Pat, che dice che che scrive, che redige, batte a computer un'altra tua poesia, Grazia, lo sapevi? Veleno si intitola. Ah, Veleno, sì. Che la stavo leggendo adesso, non la narrerò, non la leggerò, perché non ho queste capacità vocali come magari il grande Gian che oggi non c'è, e questo è un peccato. Saiz, hai notato che Gianluca manca sempre quando abbiamo, non so, da leggere qualcosa? È una cosa pazzesca quell'uomo. Pure Gianluca è bravissimo su questo. E infatti è un peccato, non posso leggerla perché la rovinerei, però vi posso assicurare, cari ascoltatori, di queste qui non sono pubblicate, vero Grazia? No, qui ho fatto un piccolo libro, sempre così molto, molto casalingo, che ho dato a parenti e amici, però non è stato pubblicato da nessuna casa editrice, non mi sono mai interessata
perché mi chiedevano anche troppi soldi, a essere sincera. Ecco, quindi... questa è l'ennesima, esatto, l'ennesima, tu ci dai l'ennesima dimostrazione di come purtroppo, cioè, tu vuoi pubblicare qualcosa anziché dirti ci proviamo e poi vediamo come va, no, ti dicono dacci i soldi e te lo pubblichiamo. Questo sì, è il classico. Sì, no, è la stessa cosa del CD, perché ci ha contattato qualche casa discografica, però quello che ci hanno proposto è stato: voi mettete i soldi e noi vi stampiamo, sì, e capite, cioè noi praticamente loro ci davano il servizio che forse a loro costa molto poco e noi però dovevamo cacciare il grano vero e proprio, ecco. Ma finiscono a fare tipografi alla fine. Sì, infatti sì, perché praticamente sì. E una cosa, no, volevo giusto chiudere questo argomento interessantissimo che stavate dicendo, magari a maggior ragione Saiz, sia dal punto di vista musicale, ma soprattutto, ma anche almeno dal punto di vista poetico, letterario, secondo me veramente potremmo nel nostro piccolo fare qualcosa. Ma in tutti i casi, adesso è giunto il momento della musica, quindi Saiz, eri rimasto al tuo molto bene, tra virgolette, adesso puoi tranquillamente dirci cosa ci fare ascoltare. Beh, una volta tanto che non ti parlo sopra, cioè, e ti lamenti. Avevo paura. Avevi paura. Luisa, difendimi tu. Sarà fatto. Bene, brava, bis. Allora, no, prima di far ascoltare, volevo dire una cosa, ma poi il mio unico neurone, insomma, perché sai che stasera ne avevo uno stamattina di neurone, però si vede che stasera è uscito, non riesco a capire. Vorrei far ascoltare Sono parte di te come brano dei Doppia Essenza. Però dopo vorrei che i ragazzi mi spiegassero da cosa è nata quell'immagine loro che si sono messe, diciamo, quella cosa, il loro logo, diciamo. Mi sa che l'ha spiegato e tu ovviamente non eri attento, ma ci piace di ascoltarlo, ci piace, vorremmo proprio piace che loro ce lo rispiegassero, sì. Perché qualcuno, qualche ascoltatore, il potrebbe puntino, non aver capito, cioè sai, infila il ditino nella piaga, vabbè, cioè io devo abituarmi a stare zitto, mando solo il bane e faccio il disc jockey qua dietro e basta. Ok, allora di Doppia Essenza facciamo ascoltare Sono parte di te. Va bene? E vai! Benissimo, grazie. No, non vuoi questa? Sì, 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 sì. Vai, vai. E allora? E vai! Eccolo. Vai con la crema di whisky. Solo la mia tocca.
e non capisco perché. Non è possibile per me desiderare te, trovare un profumo per avvolgere la tua vita. Io sono il tuo letto, il tuo cuscino, sono parte di te, di te, di te. Sono nei tuoi occhi, sono nelle tue mani, sono sulla tua bocca che è solo la mia bocca. Siamo di nuovo qui dopo l'ennesimo stacco musicale, dopo aver ascoltato questo bellissimo brano dei Doppi Essenza, l'ennesimo di questa sera, proprio perché cerchiamo veramente di dare spazio addirittura più delle altre volte alla musica, non solo ai Doppi Essenza, nel senso che abbiamo sentito un po' da dove vengono, cosa fanno nella vita, quanti anni hanno, grosso modo non si chiede mai ovviamente, però è anche giusto sentire la loro arte, la loro musica. Grazie addirittura non si diletta solo con la musica ma con la poesia, e questo ci fa molto piacere, perché avere un artista quanto più completo possibile è sempre una delizia per gli occhi, ma soprattutto per le orecchie in questo caso. E l'amica o l'amico, non ho ancora capito, Pat aveva postato sulla nostra chat anche un'altra poesia di Grazia. Tengo a precisare che queste poesie non le trovate da nessuna parte per il momento, forse tra poco, tra qualche mese, chi lo sa, le troveremo anche in giro, ma al momento no, quindi vi invito veramente a leggerla, voi che ci state ascoltando, www.sitesweb.network.net, e quando non ascoltate, scusate, quando non scrivete in chat, votate anche il sito, che ci fa sempre piacere. Mentre mi stavi impappinando, cara Luisa, mi chiedevo tu che... Ah, scusami, c'è Gianluca? Non l'ho visto. Ah, bella questa cosa, saluta chi non c'è. No, va bene, salutiamo Gianluca, ma l'abbiamo già salutato diverse volte questa sera, che è malato. E abbiamo Luisa, che questa sera sta facendo, diciamo, le sue bici in maniera egregia, oserei dire. Ci proviamo. La cosa buona, caro Saius, che parla molto meno di Gian, quindi lascia spazio a me e addirittura a te, quindi questo è eccezionale, questa cosa. Ma adesso, Luisa, io ti passo la parola, perché sicuramente vorrei chiedere qualche altra cosa a Grazia e Roberto dei Doppi Essenza. Sì? No, scusa. Incredibile, già non parla, poi tu la interrompi, è finita, no? gaff su gaff, ok, va bene. No, dicevo, impazzire, basta. Cos'è successo, Luisa? Dici, cosa hai combinato? Io di tutto e di più. Ottimo. Di tutto e di più. No, se non vuoi chiedere nulla, io delle domande da fare ce le ho, eh. No, sai cos'è, che sono talmente tante che poi dici, ma gli faccio questo o quello a te, perché ti senti anche abbastanza ridicolo a fare certe domande magari abbastanza scontate. Allora io ne faccio una scontatissima, che però è doverosa. Okay. Innanzitutto diteci, che non l'abbiamo ancora detto, il nome dell'album, che io so, però vorrei che lo diceste voi. La musica è vita. La musica è vita, che dicevamo lo possiamo trovare su eBay adesso, più sì. Tra poco lo posteremo anche. Ah sì? Perfetto. Adesso postiamo anche il link, perfetto. E cosa ben più importante, che cosa abbiamo in cantiere? Cioè, è vero che questo brano è recente, però magari vi siete già messi sotto con qualche nuovo lavoro. Sì, ci sono delle idee in testa, sì.
stiamo sviluppando un attimino, stiamo un po' più lavorando su delle cover nuove, perché abbiamo questa serata del 28 e volevamo proporre delle altre canzoni nuove, quindi stiamo inserendo, però Grazia sta preparando nella testa qualcosa. Qualcosa che parli un po' meno d'amore, che sia un pochino più, così parli un attimino più del sociale. Perfetto, perfetto. E qualcosa vuole in pentola comunque. Certo. E mi vorrei allacciare al discorso del sociale proprio perché per dire che magari ci potremo risentire nei prossimi mesi, quando avrete delineato un piano, diciamo così, proprio perché noi a breve partiremo a inizio marzo con una nuova trasmissione che verterà proprio sul sociale. Sul sociale, anche se inteso più come aiutare chi ha bisogno, ma soprattutto i giovani, trasmettendo positività, serenità, e per l'occasione avremo sempre come ospiti delle associazioni che appunto mirano ad aiutare chi è in difficoltà, diciamo così. Quindi mi volevo ricollegare in qualche modo a questa parola sociale per pubblicizzare un attimo quello, per promuovere quello che sarà uno dei nuovi programmi del network. Una cosa che volevo... Chi è che stava parlando? No, io dicevo che è una cosa, questo programma è una cosa meritevole, è una cosa molto bella, da quello che hai detto, deve essere, credo che sia una bella cosa per i giovani e anche proprio per il momento che stiamo passando, insomma. Infatti nasce proprio dall'esigenza che viene intorno, considera questo, grazie, che voi purtroppo al momento non potete vivere di solo musica, perché la vita è tiranna, diciamo così, siete costretti a fare altri lavori, in questo caso tuo negozio, Roberto lavoro, se non sbaglio, in ufficio, eccetera. Noi, considera che io, Saius e Gianluca, che siamo, diciamo, i capostipiti di questo network che è nato circa un anno e mezzo fa, e stiamo, come dire, mandando avanti un progetto che ha preso, sta cercando di rinfoltire le proprie fila, quindi adesso c'è Luisa, ma pian piano si sono aggregati altri ragazzi, altre persone più o meno giovani, in questo progetto assolutamente senza scopo di lucro. Noi qui non abbiamo alcun tipo di pubblicità, quindi nessuno di noi è pagato per fare quello che fa, facciamo altro, no? Durante il giorno, anche se qualcuno di noi proviene già da alcuni contesti artistici, vedi Gianluca che è un artista a 360 gradi, non è solo un cantante ma anche un attore, quindi ha un background pazzesco. Ma dicevo, stiamo infoltendo appunto le fila, creando programmi che siano, come dire, diversi dal solito, anche se poi in realtà non si dice mai nulla di nuovo, però questo qui che andremo a fare, che mira al sociale, sarà probabilmente condotto dall'amica Barbara e l'amica Evelyn, che saluto, che ci staranno sicuramente ascoltando, e ci puntiamo molto, perché comunque una volta, un'ora a settimana, un'ora e mezza a settimana, si ha veramente modo di dire tante cose o nulla, a seconda di come le imposteremo. Secondo me può venire fuori qualcosa di molto bello, ma è ancora in cantiere un po' tutto, via, diciamo così. Stavi dicendo, grazie? No, dicevo appunto che sarò curiosa anche di ascoltarvi e di partecipare a questa cosa, insomma. E colgo l'occasione anche per dire che ci sarà, ormai Saius l'ha preparata ma lo deve solo mettere sul mercato, diciamo così, un'applicazione sempre gratuita, quindi libera e fruibile a tutti, sia per Android che Apple, quindi iPhone, iPad e quant'altro, quindi sul telefonino, sul proprio iPhone, dov'è che si può scaricare, Saius? Secondo me mi sono perso con tutta questa tecnologia. E sai, ci si è addormentato, perfetto. È sempre piacevole, perché lui è mi sono addormentato. Ho detto, per il momento abbiamo la versione per Android, che la possiamo anche mandare via posta elettronica, eccetera, eccetera, eccetera. In cantiere è la possibilità, perché bisogna metterlo, le altre versioni, sia per Windows che per iPhone, bisogna metterlo, diciamo, in, come si chiamano quegli aggeggi, i siti particolari che sono appunto... Il Tamagotchi? Ah no. No. devi utilizzare il canale preposto, che quindi sarebbe l'Apple Store. L'Apple Store, non mi veniva la parola, mannaggia.
e il Play Store se parliamo di Android. Comunque sarà possibile nelle prossime settimane, quindi state collegati, e scaricarlo direttamente da sitesurbnetwork.net. È questo che volevi dire, immagino. Tanto per quasi quasi. Torniamo ai nostri amici, che li abbiamo veramente, non vi stiamo bistrattando, spero proprio di no, ma stiamo un attimino facendo un refresh su quella che è le ultime novità della nostra piattaforma. Ecco, una cosa che volevo chiedere, voi parlavate che prima dicevate che a livello locale, quindi Venezia, Castelfranco Veneto, ma soprattutto insomma il Veneto in generale, vi muovete abbastanza bene con i vari locali, vi riuscite a mettervi in contatto con diversi posti, e il 28, se non sbaglio, sarà possibile vedervi in questo locale di cui non mi ricordo più il nome, perciò se me lo ricordate, è il Napoleon Music Pub di Santa Maria di Sala, che ovviamente io non so dove sia, in provincia di Venezia, vicino a Venezia. Provincia di Venezia, tra è sì? La strada che va verso Padova, però proprio fuori Santa Maria di Sala. E la cosa bella, Roberto, che tu devi sapere, noi abbiamo anche una mascotte, questa che hai sentito abbaiarti era Anatolia, il cane, non so se l'hai sentito, io l'ho sentita bene, il cane di Saiuz che ti salutava anche lei. No, salutavo perché non trovavo la gamba di Gianluca. Ah, e quindi non sa dove, non sa cosa sgranocchiare. Infatti gli manca Gianluca, cerca della gamba perduta. Per non dire altro. È disperata Natalia, è disperata, guarda, non so come coccolarla stasera. Scusa. Ma prenditela con Gianluca che si è dato malato, no, scherzo. Salutiamo il grande Gian che però non ha contribuito in chat questa sera. Mentre in chat vediamo che c'è Pat che è sempre attiva, Walter che ormai si è anche Sabrina. Come? C'è Sabrina, chi è Sabrina? Sabrina è la mia amica, ragazzi. L'hai salutata? La saluto adesso? Ciao Sabrina! Ciao Sabrina! Pat sarà senz'altro una mia collega di canto. Ah, saluto pure Pat, perché infatti vedo che ci sta ascoltando e ci ascolterà sicuramente fino alla fine della trasmissione. È la mia amica carissima. Fantastico. Una cosa che vi volevo chiedere, giusto per tornare un attimino sui binari, visto che abbiamo un attimo deragliato, ma è bello anche così, perché tra noi è sempre una chiacchierata molto così informale, come al bar. E una cosa che vi volevo chiedere, a livello locale vi muovete molto bene, ma poi difatti non siete mai andati molto lontani da casa vostra, dico bene? Come trasferte? Massimo provincia di Treviso e di Venezia. Ho capito, e come entrate, a parte il 28, c'è qualcos'altro in ballo già oppure no? Abbiamo degli contatti con altri locali, probabilmente abbiamo una data dove abbiamo suonato sabato scorso, ci daranno un'altra data verso il mese di marzo, però non abbiamo, oltre il 28, non abbiamo ancora niente di definitivo. Io ho anche un'altra esperienza musicale, per cui devo mediare un po'. Infatti, perché le grazie non ha solo le doppie essenza, ma lei canta anche con un quintetto vocale. Fammi capire. È poliedrica proprio. Sì. Fammi capire, quando non sei con le doppie essenza, quando non scrivi poesie, sei con questo quintetto vocale, e allora, dove c'è anche Pat, forse, o no? Sì, Pat era una partecipante di questo, era una mia collega di canto in questo quintetto, poi lei l'ha lasciato un anno e mezzo fa. E quindi adesso non ne fa più parte, però è sempre una grande amica, una bellissima voce, una cantante fenomenale. Grazie, ma il costume di Wonder Woman dove te lo cambi? È quello, lo metto la mattina così, ma lo metto sotto i vestiti normali. No, comunque è una passione, diciamo che principalmente è nato questo quintetto vocale nella mia vita musicale, è un progetto a cui credo tantissimo ed è quello che per il momento sta decollando in maniera veramente grandiosa. Perfetto, e una cosa che non avevo detto prima, ma scusate se mi sono rammentato poc'anzi, è che ho postato due volte sulla chat il link per poter accedere direttamente alla pagina, al sito di eBay Annunci, dove appunto è possibile acquistare 10 euro
più 2 euro di spedizione il vostro album. Quindi tengo veramente tengo a pubblicizzare, però a promuovere nel nostro piccolo, insomma, questo album, perché ricordiamo, è autoprodotto, quindi non c'è stata alcuna etichetta discografica che abbia ancora messo le mani, no. Diciamo così, su quest'opera. E chi lo sa che magari i prossimi lavori non troviate qualcuno. Difatti, sai, ormai ci siamo abituati a, sai, abbiamo avuto ospiti di vario genere, persone molto brave, persone meno brave, e tutti più o meno in qualche modo trovavano sempre un'etichetta, che anche locale, insomma, che gli desse spazio. È ovvio che se poi uno deve pagare per farsi pubblicizzare, questo no, però sicuramente girare per i locali, a livello locale, scusa la ripetizione, il gioco di parole, è sicuramente un buon modo per far sentire in quelle aree, in quelle zone, la vostra arte. In più noi cerchiamo nel nostro piccolo di fare da cassa di risonanza a quello che è questo album, ma non solo, perché sai, difatti uno può acquistare questo brano a livello nazionale, quindi chi lo sa che anche, non so, in Sicilia, a Palermo o a Roma o a Torino, sì, qualcuno non trovi spunto dal ascoltando la vostra musica, non voglia contribuire appunto acquistando questo album. Tra l'altro vedo che su quella pagina ci sono un centinaio di visite, quindi vedo che qualcuno per essere andato sulla pagina, sul sito c'è andato, poi non so se l'abbia acquistato, alcuni, però intanto ci sono andati, no. Alcuni sì, alcuni no. Vabbè, certo, come la legge del mercato. Beh, poi noi ci riportiamo anche dietro durante le nostre serate, quindi sai, quel contatto diretto è già diverso, perché le sentono le canzoni e poi alla fine magari dicono: ma avete il CD? Sì, e quindi qualcosa si riesce anche a piazzare. A piazzare, sì. E poi dal vivo è tutta un'altra cosa, tra l'altro, certo. C'è anche dire questo, cioè le emozioni che scaturiscono le note, no? Dal vivo veramente è tutto un altro pianeta, diciamo così. Nel bene e nel male. Un autografo. Tra l'altro, sì. E per quello che riguarda la musica, stavamo dicendo, io direi che Rosario, Saius, scusami, se vuoi potremmo anche mandare un brano, anche perché così rimaniamo sulla falsa riga della trasmissione questa sera, dove cerchiamo di mandare quanta più musica possibile. Il brano, direi, ma se non erro, caro Saius, dovrebbe essere Vieni qui, giusto? Proprio Vieni qui deve essere, se metto un altro non va bene lo stesso? Sì, va bene lo stesso. No, perfetto, allora facciamo ascoltare i nostri amici dei Doppia Senza, sì, facciamo ascoltare il brano Vieni qui, ok? Ah, pensavo che fosse una gaffe, un bluff. Cioè era un bluff. No, pensavo. O era. Lo sarà. Sarà. Chi lo sa? Bene, cari amici, allora andiamo con Vieni qui, perché dopo, in chiusura di serata questa sera, Grazia si farà ascoltare un'altra sua poesia. Ci leggerà quest'altro suo pezzo artistico, no? Questo suo pezzo letterario. Come sono male, però mi è uscita male questa di oggi. Dai, diciamo perché che dopo ci leggerà una sua poesia. Sono le 23:30 in questo momento. sai che te andiamo veramente zoppi questa sera, te lo rendi conto? Va bene, e Vieni qui dei Doppia Senza. Senza di te non si può vivere, senza di te neanche respirare, perché tu mi dai la gioia che non ho avuto mai. Vieni qui, vieni qui, non fermarti. Vieni qui, vieni qui, non pensare ad altro.
sei accanto a me, ogni cosa mi sembra vera, perché tu mi dai la gioia che non ho avuto mai. Vieni qui, vieni qui, non fermarti. Vieni qui, vieni qui, non pensare ad altro. Era questo il brano che avete appena ascoltato qui su sciencewebnetwork.net, e i Doppie Essenze ci hanno veramente deliziato questa sera con la loro musica, la loro arte, e ci fa veramente molto piacere avere a che fare, no, con questo duo che ripropone musica utilizzando la licenza Creative Commons, quindi non quella classica, no, della SIAE, che purtroppo per certi contesti è limitativa per un network no profit, anzi senza scopo di lucro, indipendente come il nostro. E una cosa che ci tenevo a dire, perché poi ci dimentichiamo, è quello che noi siamo, tra le altre cose, anche un media partner. Che cos'è? Semplicemente promuoviamo anche questo evento musicale che si svolgerà in agosto, la data non è ancora fissata, in provincia di Imperia, in questo borgo medievale, dove appunto ci sarà la possibilità di vedere questi artisti emergenti, indipendenti, scontrarsi, no, avvicendarsi in questa che è questa bellissima manifestazione canona. Il contest si chiama Indisponente, cioè la musica qui sulle rive ligure a Ponente, ed è veramente un bel modo, secondo noi,
di essere presenti anche in località dove di fatti non sono proprio agevoli per questo network di Treviso. Ripeto, provincia di Imperia, borgo medievale, ad agosto vi sapremo dire di più nelle prossime settimane. Poi volevo salutare, perché poi va a finire che ci dimentichiamo, poi arriviamo lunghi o non so che altro, tutta la chat che questa sera è stata veramente attiva, quindi non solo l'amico Walter che da qualche minuto l'ho perso, ma anche Pat che è questa amica di Grazia e Sabrina che è una amicissima di Luisa a quanto pare. Spero di non essere dimenticato, ovviamente poi ci sono altre persone che hanno scritto prima, ma ovviamente mi sono perso nei messaggi, ma diciamo che salutiamo tutti con un abbraccio circolare, come diceva qualcuno. Luisa, tu volevi dire qualcosa agli amici? Io, oltre a salutare le mie amicissime e ad apprezzare comunque la doppia faccia, la doppia essenza, nel senso che c'è comunque questa dualità che si incontra di continuo anche nel loro scrivere canzoni e nel loro raccontarsi, io sono a posto comunque. Perfetto, anche tu ti sei azzoppato come me, Saiuz. Ma io sempre. Bravissimo. Saiuz vuole dire qualcosa? Perché io poi vorrei far leggere appunto a Grazia questa bellissima poesia che Patta ha scritto direi ormai mezz'ora fa, che l'abbiamo lasciato un po' indietro. Questa poesia, Veleno, pensa che Patta l'aveva scritta alle 11.04, quindi sì, circa una mezz'oretta fa, e io non mi sono attentato non mi sono voluto mettere in piedi sulla sedia come la poesia di Natale, ma lascio questo onore e quest'onere a chi l'ha scritta, quindi grazie, ti lascerei la parola e ti chiederei appunto se potessi leggere come hai fatto per Sasso la poesia letta ormai un'oretta fa, direi anche queste tue parole, dai, rimaniamo sul vago, queste tue parole. Allora, volete questa poesia Veleno che ha messo Pat? Sì, volentieri. Ecco, allora, Veleno. Ogni giorno inghiotto un po' di veleno, a piccole dosi, a grandi dosi, così come il menù consiglia. E alla fine del pranzo mi accorgo sempre più che ci si può abituare anche al veleno. E con rassegnato stupore mi sembra quasi un piatto prelibato, per chi non aspetta altro. Perfetto, e tra l'altro è sempre piacevole sentire queste poesie che sono veramente frutto, cioè, vengono proprio da dentro, no? È giusto, sai? Certo, sì, è anche proprio vero che stiamo per andare a dormire, quindi sentire parlare di veleno non è proprio una cosa piacevole, diciamo così. Però è anche vero, scherzi a parte, che l'arte non ha ora. Ma tanto abbiamo già digerito, no? Mi pare, quindi si è posto, non devi sentire il veleno. giusto, però, quindi dice, non corriamo pericoli. Esatto, no, una curiosità. Grazie a Boggia, sono io che inghiotto il veleno, non lo do agli altri, fortunatamente. Ma qui perché avevi buttato qualche rospo, buttato giù qualche rospo, oppure c'è qualche altra motivazione che ti ha portato a scrivere questa bella e profonda poesia? No, era proprio un periodo di vita in cui inghiottivo veleno. Mi davano piccole dosi di veleno. Sai che potrebbe essere veramente la descrizione che mi hai dato, cioè inghiottire ogni giorno piccole dosi di veleno, esattamente quello che provano le persone che vanno in depressione, no? Cioè non è il tuo caso, sei chiaro. Non certo. Voglio dire questo. Può essere veramente un bel messaggio, secondo me. Io credo che per la trasmissione che potremmo fare qui su webnetwork.net, con la trasmissione che vi accennavo prima, dove deve partire a marzo, potrebbe essere un bel, non so se potremmo pubblicizzarlo, promuoverlo durante proprio queste trasmissioni, perché rende veramente l'idea queste tue parole, rendono bene l'idea, secondo me, della depressione. Magari potremmo parlarne. Esatto, che sono veramente l'antitesi invece dell'amore che trasmettete con la vostra musica, tanto amore, tanta passione, e questa sera abbiamo avuto l'occasione di farvi ascoltare, farvi parlare. Adesso non so quante interviste vi sono mai capitate di fare durante la vostra carriera, anche se poi voi lavorate insieme da poco più di un anno, anzi un anno praticamente. Tra l'altro, San Valentino l'hai fatto qualcosa, Roberto? Non avvelenato.
Come quest'anno? No, a San Valentino l'hai fatto qualcosa, Grazia? Perché scusa, anche se siete solo avete un rapporto solo musicale, però comunque vi siete, no, avete unito le vostre forze proprio quel giorno lì. Certo, certo. No, ma è diventata una cosa simbolica. Sì, però Roberto l'ha passato molto molto bene con la sua compagna, certo, che si chiama Patrizia. Sì. E quindi ha festeggiato San Valentino, certo, con lei. Infatti. Che, e tra l'altro lei è stata la nostra, diciamo, la nostra musa. Ispiratrice, ecco, su alcune canzoni, anche Vieni qui. Sì, e tra l'altro la Patrizia ci sta ascoltando, perché vedo che ci saluta e vi fa i complimenti. Grazie, Robby. Vi fa i complimenti, quindi non so se avete notato la chat, non so se l'avete sott'occhio. Salutiamo quindi Patrizia anche noi, che ci la ringraziamo per averci ascoltato. E speriamo che anche le prossime puntate, invitiamo ovviamente tutti a riascoltarci per le nuove dirette. E qualora vi foste persi tutto o parte della trasmissione questa sera, è sempre c'è sempre la possibilità di rivederla, risentirla, meglio ancora il podcast, come su sitesuwebnetwork.net, tanto per cambiare, se cliccando sui player in alto a destra dello schermo, quindi non c'è modo di non risentire questa puntata, come tutte le puntate, certo. Questo ci teniamo sempre a dirlo. Che ore è? 23:43. Saiuz, io sono nelle tue mani, dimmi tu. Sì, sei sempre nelle mie mani. Mancano 7 minuti, diciamo. Il brano che vogliamo mandare per ultimo, qual è? Quante cose fa fare l'amore? Quante cose fa fare l'amore? Bene, allora vogliamo dire le ultime cose, loro indirizzi, l'email, sì, se esatto, qualcuno vuole iscrivere ai doppia senza. Roberto, dici tutto. Allora, se ci volete scrivere, doppiaessenza@hotmail.it. Sì. Se ci volete trovare su Facebook, basta che digitate doppiaessenza. Il nostro canale su YouTube. Sì, è sempre doppiaessenza, giusto? No, è il mio personale, come Zambonin Roberto. Perfetto, e mentre sembra che non ti stia destando attenzione, in realtà sto scrivendo pari pari quello che tu stai dicendo, lo sto scrivendo in chat, in modo che chi magari abbia perso, come dire, non si è arrivato bene il segnale, anche perché ricordiamo che è tutto in rete, quindi ci può stare un calo di tensione, diciamo così, scrivi esattamente quello che mi dici tu, in modo che vi possono trovare sia su Facebook, sia sulla casella di posta elettronica hotmail.it, e anche su, adesso lo scrivo, YouTube, così, certo, siete trovabilissimi a tutti. Sui bei annunci li abbiamo pubblicato un paio di volte il link, è possibile acquistare il nostro, no? E poi il sito, quello che è più importante di tutti, è quello di Giamendo, dove è la nostra propria vetrina di tutti i brani. Esattamente, adesso ho posto anche quello. E stavo dicendo, sui bei annunci è possibile appunto acquistare il vostro brano, che poi alla fine è la cosa più importante in assoluto, nel senso che acquistare il vostro brano vi dà nuova linfa, no? Nuova forza. Non solo appunto economicamente, ma anche nuovi stimoli, sapere che comunque c'è qualcuno che ascolta e apprezza la vostra musica. E quindi ricordiamo che durante la serata abbiamo postato un paio di volte il link del sito di Benucci, ma viceversa basta andare su quel sito lì, scrivere il nome dell'album. Sì. Ricordiamo l'album, Roberto, La musica è vita. Sì. Quindi La musica è vita sui Benucci, e troverete anche l'album a 10 euro più 2 di spedizione, acquistabile da tutti, ovunque vi troviate sul territorio nazionale, perché poi dall'estero si fa un po' fatica a spedirlo per questioni economiche. Infatti. Ma penso che, infatti, però comunque diciamo che già vi prendete una bella fetta di mercato. Luisa, mi dicevi, Saius, che l'abbiamo perso o ce l'abbiamo già? No, Luisa è di nuovo qui con noi, non l'abbiamo più persa. Ti piacerebbe, eh? Non so, ma questa ragazza, questi giovani d'oggi arrivano in ritardo, se la prendono coi treni e poi dopo se ne vanno anzitempo, incredibile. Ma io non me la prendo coi treni, poverino, sono dei ciucci da soma, come si suol dire, me la prendo con treni
i treni. Non si dicono queste cose, però Gianluca invece Gianluca invece questa sera è malato, salutiamolo sempre perché è vero Saius, il grande mitico Gian questa sera non è potuto essere con noi, ci dispiace tanto, però, ci manca. Però lui si sta prendendo lo stesso andazzo perché non è malata, ma fa un po' quello che gli pare, che le pare, giusto? Luisa sì, fa quello che vuole, insomma, Luisa. Bella. Non è vero. Perfetto, allora cari amici, prima di passare con l'ultimo album, anche se in questo scorcio finale non abbiamo parlato più di tanto perché di fatti ci tenevamo a dire soprattutto i contatti, perché alla fine è giusto che gli ascoltatori si documentino anche su di voi e magari si avvicinino alla vostra musica che questa sera insomma abbiamo proposto in diverse occasioni. Prima di passare all'ultimo album, quindi carissimi, un saluto, quindi prima grazie, saluta pure gli ascoltatori. Ringrazio tantissimo di questa bella esperienza, saluto tutti, è stata una serata molto, molto bella, emozionante, particolare, e quindi vi ringrazio di cuore sia Saiuz, sia Luca, sia Luisa, simpaticissimi tutti, un bacio. Grazie mille. Grazie. Anche da parte mia, ovviamente è stata una bella serata, una bella esperienza, un particolare ringraziamento alla vostra bellissima web radio e a Saiuz, a Luca e alla Luisa e a tutti i vostri ascoltatori. Anche a Gianluca che manca. E anche a Gianluca, che lo saluto, gli auguro appunto con la visione. Perfetto. Luisa, vuoi dire qualcosa anche tu, visto che ci siamo? Io devo augurare qualcosa a qualcuno, no? Ti pareva? No, devo augurare qualcosa a qualcuno. Ma no, ma dai. Cioè, vuoi mandare a quel paese qualcuno? No, ma no, io non le faccio queste cose. E allora? E allora niente. Salutiamo allora, niente. Gli amici della chat, dai. Io saluto Grazia, saluto Roberto, saluto la chat, le mie amicissime, Walter che mi ha abbandonato con la mia poesia. Mi ha lasciato una poesia a metà. E questo è grave. Mi ha appeso una poesia, Walter. Vabbè. Alla prossima puntata, dai. Ecco, perfetto. Walter, ti sfido. Walter, okay, Walter, vuoi dire qualcosa? No, dico a Walter ti ha sfidato, la Luisa. Quindi la prossima volta cerchiamo di finire questa poesia. Bene, voglio ringraziare i Doppia Essenza della serata, delle loro canzoni, e grazie soprattutto a te per le due poesie, perché mi sono piaciute veramente tanto. E Roberto lo lasci in un angolo, no, cioè non ho capito. No, Roberto, no. Ringrazio per la compagnia e basta, che fai? No, ringrazio perché Roberto c'è, cioè il musicista che compone le musiche, oltre, ma so che nei brani, come ho sentito stasera, ci sta diciamo l'apporto di grazia, non delle poesie di grazia, poi in effetti. Perché comporre musica, scrivere testi di musica, può essere anche scrivere come scrivere poesie, no? Certo. Quindi per questo, Roberto, non ti offendere, non volevo non salutarti, ti saluta, anzi, no, grazie per la compagnia, figurati, scusa. No, ma mi riprendono sempre sti ragazzi, ci fa caso, è così. Vabbè, sono le 23:49 in questo momento. Saluto Gianluca che ha letto ammalato, ha portato il certificato e quindi diciamo è in regola con tutte le carte, diciamo, per poter stare nel suo lettuccio a caldo. Va bene. Finisci tu la serata. E quindi Saiuz, se ti va, saluterei allora anch'io i Doppia Essenza, visto che mi sono tenuto per ultimo. Grazie, e tra l'altro tu mi stavi anche liquidando in 448, Saiuz, grazie. No, scherzo a parte, grazie, e Roberto dei Doppia Essenza, che grazie, ricordiamolo, sono il 28, li troverete, non mi ricordo più il locale, adesso poi... Napoleon Pub a Santa Maria di Sala. Bravissimo, tempismo perfetto. Saluto ovviamente Luisa, che questa sera l'abbiamo avuto qui con noi. Ci ha fatto molto piacere che tu abbia dato un apporto. Vedo che stai un attimino, ti sei ripresa molto bene. Devo dire la verità, dalle ultime volte sei andata. Sì, una verve diversa, diciamo. Una verve diversa, esattamente. Luisa, Walter ha accettato la sfida, eh? Ok. Ma il vincitore che lo proclama, poi voglio capire. Saiuz, sempre Saiuz. Ah, perfetto. Che è sempre quell'uomo che,
che sembra che l'uomo che mentre io ero in vena di chiusura, stavo cercando di dire le ultime parole, mi ha interrotto, ma ormai sono abituato. Quindi salutiamo anche Saiuz che ci dà la possibilità con questo network che prende il suo nome d'arte, ovviamente il suo alias, saiuzwabnetwork.net, il blog, e .it, il sito, che dà la possibilità veramente a tutti di ritagliarsi un proprio spazio, non solo su questo programma, ma anche con altre trasmissioni che stanno prendendo piede. E salutiamo tantissimo quelli della chat, quindi vari Walter, grandissimo, Sabrina, Patrizia, Pat, chi più ne ha più ne metta, e auguriamo auguriamo tanto tanto bene ai Doppia Essenza, perché abbiamo visto, al di là dei due artisti, veramente due persone, due personalità che possono veramente dare tanto, trasmettere tanto, non solo musicalmente ma anche dal punto di vista poetico, abbiamo visto anche questo. Quindi, che dire, cari Doppia Essenza, un grandissimo in bocca al lupo. Però qualcuno poi dopo potrebbe risentirsi, perché mi dicevano che in bocca al lupo non si dice più ormai per gli animalisti. Quindi io vi auguro tanta fortuna. Diciamo così, vi auguro tanta fortuna per la vostra carriera musicale, e non solo nel caso di Grazia, e speriamo, insomma, se vi trovate dalle mie parti, ma è difficile, se io mi troverò dalle vostre parti, magari vi verrò anche a sentire in qualche locale. Un buonanotte a voi, buonanotte Luisa e Savio. Grazie a voi, grazie di tutto. Buonanotte ascoltatori, e soprattutto grande, grande Gian. Questa sera non ci sei stato, mi dispiace veramente tanto, ma che ti devo dire? T'ammali sempre, vabbè, dai. Ciao Gianne, buonanotte a tutti. Ciao, notte. E a lunedì prossimo. Ciao. Auguriamo allora a tutti la buonanotte con l'ultimo brano che mettiamo di Doppia Essenza, dal titolo Quante cose fa fare l'amore. E vai! A lunedì prossimo. Ciao. 22. Quante cose fa fare l'amore, quante cose anche sbagliate, quante cose solo sognate, solo vissute, ma anche perdute. Ma io ho trovato te, ma io ho trovato te, amore mio. Ma io ho trovato te, ma io ho trovato te, amore mio. E adesso che sei qui con me, io ti voglio sempre più sicura. E adesso che sei dentro me, io ti voglio sempre più sicura. Perché nella vita, quando si sbaglia, si può anche cambiare, si può anche cambiare, si può anche cambiare. Ma io ho trovato te, amore mio. Quante cose fa fare amore, quante cose anche sbagliate, quante cose solo sognate, solo vissute, anche perdute.